quindi a luglio finirete benissimo il vostro corso e dovrete scegliere se continuare a studiare o seppure cercare un lavoro. Quindi provate a immaginare cosa farete a luglio e fate la vostra scelta e da lì seguite i cartelloni del colore della porta d'ingresso che avete scelto. Arancione studio e verde lavoro. Bisogna trovare il giusto lavoro per se stessi o il giusto corso di studio dove studiare. Sono stati oltre un migliaio i ragazzi che all'ultimo job e Orienta hanno varcato quelle due porte e sono entrati nel parco dell'orientamento messo a punto da Alma Laurea e Alma Diploma. Qui li aspettavano due percorsi con vicoli ciechi e trabocchetti, un vero labirinto ma da cui si può uscire, tablet alla mano, imparando a conoscere meglio se stessi, le proprie aspirazioni, i punti di forza e di debolezza. E all'uscita un profilo personalizzato riporta tutte le informazioni utili per scegliere con consapevolezza il proprio futuro. Penso sia stato davvero utile perché comunque prima ti dà delle informazioni generali sull'università, sui vari corsi, sulle varie lauree e poi appunto c'è questo test dal quale capisci che tipo di persona sei tu. Anche io ad esempio non ho praticamente nessuna idea e quindi cioè, sono riuscita abbastanza ad orientarmi adesso. Sì, mi ha detto molte cose che ancora io non sapevo, magari sulle università comunque. Sì, è stato molto interessante perché comunque parlava sia della situazione in generale, poi dava un'idea più chiara sul tuo percorso di studi. Adesso volevo andare a vedere un'università che prima non conoscevo. E mi è stato utile anche perché comunque un'idea ce l'avevo già. Quindi i risultati sono stati molto simili alle mie idee. Ah sì, mi ha aiutato a scegliere l'università perché ho visto che comunque il percorso è strutturato abbastanza bene e ti accompagna dall'inizio fino alla fine. Beh, il percorso è interessante alla fine perché ti aiuta un po' a capire quello che vuoi fare. Interessante perché ti dice l'università che poi puoi scegliere.